Gravissimo incidente sulla 14 poco dopo le 7:15 della mattinata di ieri, domenica 19 giugno. Grave il bilancio, due morti e un ferito grave in direzione sud dell'autostrada Bologna-Ancona, sul tratto di strada tra Fano e Marotta, in prossimità del casello autostradale di Marotta-Mandolfo. Per cause ancora da accertare, una Yaris ha tamponato una Lancia che si è ribaltata, invadendo così la corsia di sorpasso. L'uomo al volante della Lancia è uno dei due passeggeri a bordo. Sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, morendo sul colpo. Le due vittime erano padre e figlio, avevano 57 e 32 anni. Michele e Giovanni Ascione erano di origine napoletana ma vivevano a Bellocchi di Fano. Entrambi lavoravano nel settore della nautica, erano titolari di una piccola impresa artigiana del posto e stavano viaggiando verso Senigallia per affari. Il 118 intervenuto sul luogo dell'incidente non ha potuto fare nulla per i due. Giovanni Ascione lascia una moglie e due bimbi piccoli. Il terzo passeggero a bordo della vettura invece è stato ricoverato all'ospedale di Torrette ad Ancona in gravissime condizioni. L'operaio originario di Napoli lavora per l'azienda gestita da padre e figlio ed era in viaggio con loro verso Senigallia. Ferita anche la donna al volante della Toyota Yaris, lei trasportata dall'Eli Soccorso a Torrette, non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente sulla 14 ha poi coinvolto una terza vettura colpita dai detriti prodotti dallo schianto tra le due auto. Fortunatamente nessuno dei passeggeri ha riportato ferite.